Che mi ha chiesto, dottor Sposato, no, una tua questa situazione, anche questo fatto di queste il problema purtroppo esiste, è di una gravità crescente, e il problema è, si dà un po', non dico la colpa, alle forze dell'ordine, le quali sono oberate da una serie di problemi che vanno appunto dalla scarsa disponibilità di mezzi adeguati, soprattutto di organici che sono carenti. Il controllo del territorio, come è stato evidenziato, indubbiamente ha la sua rilevanza. Io nella mia modesta carriera di poliziotto ho sempre privilegiato la prevenzione, perché prevenire significa anche reprimere. Sembra una contraddizione in termini, ma non lo è, perché scoraggia i mali che c'è. Certo, poi se succede il fatto, allora poi si passa in una fase successiva con l'intervento anche dell'autorità giudiziaria che fa il suo corso. Però da parte dei cittadini c'è bisogno di una maggiore attenzione, bisogna attivare l'osservazione, vedere se c'è qualcosa, movimenti sospetti o di persone o di automezzi, di non tenerseli per sé, ma di segnalarle alle autorità. Abbiamo il 113, abbiamo il 112, per cui è fondamentale una collaborazione da parte dei cittadini. Io in una delle prossime riunioni, se mi consentite, vorrei appunto accennarvi brevemente ad alcuni consigli della polizia per la sicurezza delle cose, ma anche delle persone. Grazie.